qua squasciamo. Ciao, squasciamo. Adesso sono molto meglio di lui. Vedi che è il mio figlio. Se riporta molto meglio di lui. Li dobbiamo aprire per forza? Eccellenza, si consenta. Sono certa che ci sono le persone. Beh, sì, ma è bene che anche la collettività sappia che non portiamo caramelline, ma sono qui, poi le raccogliamo. No, per raccoglierle, ma perché non si perdono? No, e io le do anche, scusami piccolo, la fotocopia, ecco, di tutte le dichiarazioni personali di restituzione di queste teste. Gli originali sono conservati in cassaforte presso il Tribunale di Lucera. Se lei ce li chiederà, le potremo portare insieme a nelle commissioni parlamentari, nel Parlamento, nella sua interezza. Allora, io vi ringrazio di essere qua, comunque ognuno di noi, e qualunque sia il ruolo che ha nella società, ha il dovere e il compito di poter esprimere quello che pensa, quindi accolgo anche quello che dice lei, sebbene forte in un palazzo del governo. Questo, porta voce. Non credo che sia auspicabile un commissariamento di 32, ma manco di uno, comune, perché ritengo che quando anche si protesta, le forme della protesta devono essere sempre canalizzate per poter continuare ad esprimere le esigenze della gente. Il commissario, con tutta la sua buona volontà, non è comunque elezione, non è comunque eletto democraticamente. Infatti, è nominato, come questo governo, cioè. è limitato nelle sue attività. Io non sono... ho proposto lo scioglimento di tantissimi comuni, ma non sono per lo scioglimento. Quella è l'estrema ratio a cui bisogna non andare per protesta, ma solo quando non è possibile nient'altro. Io vi assicuro questo, che fra stasera e domani mattina, quello che avete detto oggi qua, quello che ci siamo detti un attimo prima, le ho voluti sentire prima perché loro hanno notizie più fresche essendo lì a Roma sul territorio,
quello che avete scritto sarà canalizzato al Ministero dell'Interno. Nello stesso tempo farò dei passaggi telefonici per vedere di abbreviarlo, perché un conto, insomma, la relazione non potrà partire prima di domani mattina, cosa diversa invece la telefonata. Quindi poi mi permetterò di prendere contatti col sindaco e vediamo la risposta. So che il ministro Cancellieri è una persona estremamente attenta ed estremamente vicina alle istanze della gente. Ma sua ex ha esperienza di questo. Mi onoro di essere una sua collega. Quindi conosce i territori, sa che una cosa è la visione dal centro, una cosa è la visione dalla periferia. Per cui sicuramente già da stasera prenderò contatti e spero entro domani di potervi dare una risposta che mi auspico sia positiva, in modo che voi possiate poi canalizzare proprio al Ministero dell'Interno le vostre istanze. Sono istanze sicuramente, poi ci sono dei numeri sicuramente che lucerà a suo favore e quelli sfrutteremo. Grazie. Il capo della segreteria del senatore Mourinho. Sì, ora...